po' più caldo, un po' più freddo, ombrello e mascherina. Quindi Mary Poppins, veramente grazie di essere scarpa aperta, scarpa chiusa, hai dimenticato di dire. Adesso fa caldo, mi dico, esatto. Questa cosa da dire. Allora, io non conoscevo il maestro Alfonso Pippe, però ho avuto l'occasione di conoscerlo l'anno scorso, proprio ad un evento simile ad ottobre, e ho fatto due serate con tutti voi. E devo dire che negli occhi di due persone che oggi mi sono accanto, quindi Veronica e Nicola, sentendo parlare di Alfonso Pippe, notavo una grande energia e commozione. E allora volevo capire questo personaggio che conoscevo chiaramente come grande pasticcere, e ho capito la persona speciale che era. Quindi a giugno, quando ci siamo incontrati noi tre e abbiamo messo le basi per fare questa serata, io ho colto questa occasione con grande entusiasmo, emozione anche io perché l'ho trasmessa, e onore di averla organizzata insieme a loro una serata così. Vi ringrazio davvero per essere tutti qui, la famiglia Pepe, i grandi chef, pasticceri, tutti voi le autorità. Vi auguro una splendida serata e godetevi i piatti di questi fantastici chef. Grazie e buona serata. Ecco. Gli amici di Alfonso sono già schierati, Peppe Guida, Nino Di Costanzo, Andrea Panza, Zarderiso. Ecco, grazie di essere qui perché anziché stare dietro nel backstage a lavorare, voi state partecipando alla serata in questo debutto. Vi sembrate, come dire, i suoi angeli custodi. E quindi continuiamo questa festa. Nicola, noi ci siamo incontrati tra l'altro l'anno scorso in occasione del Santa Rosa Pastry Cup, dove Alfonso è stato presente in giuria. C'è stata una celebrazione, anche un premio speciale che gli è stato conferito. Quest'anno per via del Covid il Santa Rosa Pastry Cup è stato giustamente rimandato, però abbiamo trovato questa occasione comunque per ritrovarci, perché la grande forza di Alfonso, oltre al lato professionale che sicuramente verrà fuori durante la serata, era la grande capacità di mettere insieme gli amici, e questa sera sono tutti presenti. Allora, buonasera a tutti, io sarò brevissimo contrariamente a quelle che sono le mie abitudini. Io leggo, abbiamo lavorato tanto per preparare questa serata, per essere all'altezza di questa serata, perché poi quando si ricorda un professionista, un uomo di questo livello, bisogna rasentare la perfezione, altrimenti insomma è meglio che le cose non si facciano. Per cui io volevo fare solo una riflessione. Io leggo su questa locandina che abbiamo preparato: una notte per Alfonso, stella tra le stelle. Ed è vero che questa sera ci sono tante stelle della gastronomia, della pasticceria campana. Abbiamo messo insieme 5 stelle Michelin, 2 stelle World Pastry Star. Io qui vedo, non vedo stelle, vedo solo uomini. Vedo uomini, vedo persone. E vi posso garantire che l'aspetto più bello di questa organizzazione è stato il fatto che noi abbiamo portato questa sera a Manfi Peppe Guida, Nino Di Costanzo, Salve Rizzo. Ci abbiamo messo 3 telefonate per organizzare questa serata, e lascio a voi la conclusione di questo mio ragionamento. Questo perché? Perché sicuramente, diciamo, il Santa Rosa Pastry Cup è un evento rispettabile e rispettoso, perché sicuramente